Presidente, voi avete già tanti riconoscimenti, quest'anno ne avete ricevuto uno ulteriore. Fate parte tra le città europee del vino. Ci racconta un po' meglio di cosa si tratta questo riconoscimento così importante? Allora, questo è un riconoscimento territoriale dato al Sannio nel complesso attraverso 5 comuni che praticamente insigniti di questa città europea del vino per il 2019 sono i comuni di Guardia San Framondi, Solopaca, Torrecuso, Castelvenere e Sant'Agata, ai quali si aggiungono tanti altri comuni nel Sannio, perché è un comune sentire dove si stanno facendo manifestazioni, convegni, presentazioni di territorio per cercare di portare il meglio di quello che è il Sannio a livello internazionale e quindi a livello di visibilità. Per cui questo riconoscimento viene dato alle città del vino. Queste che ho citato prima sono tutte città del vino ed è un riconoscimento europeo, internazionale, che viene dato di anno in anno a delle aree vitivinicole di particolare pregio e noi ci onoriamo quest'anno di aver avuto questo riconoscimento. E ho visto che in particolar modo c'è un quadro che rappresenta questo vostro riconoscimento, fatto da Palladino. Sì, è stata una grande cosa questa di Mimmo Palladino, che è un artista di fama internazionale sannita. È un grande piacere avere come logo una sua opera e speriamo di dargli onore con tutto quello che metteremo intorno e quello che metteranno in campo anche le amministrazioni pubbliche. La Guardianza aveva già tante etichette, bianchi, rossi, spumanti, rosati, però quest'anno ha comunque creato una nuova linea e un nuovo rosato. Qual è questa nuova linea? Sì, la nuova linea si chiama Icon e va posizionata nel livello medio-alto della Guardianza. E poi praticamente per il rosato abbiamo fatto un rosato di qualità da collocare praticamente proprio nella fascia alta delle produzioni della Guardianza e si chiama Ambra Rosa e sta avendo un discreto riscontro della critica, perché lo stiamo presentando al Vinitaly e tutti i nostri collaboratori, importatori esteri e giornalisti che sono venuti sono restati impressionati positivamente. Ci può dare qualche anticipazione sui vostri nuovi progetti del futuro? Ma certamente sì, sono dei progetti che non sono dei segreti, perché vorremmo condividere con il resto del Sannio e soprattutto partiamo dalle sperimentazioni in campo e dal controllo totale della qualità, facendo praticamente l'agricoltura, la viticoltura in questo caso di precisione su tutti i fondi dei nostri soci attraverso un accordo con dei satelliti europei e utilizzando un programma particolare che si chiama Enogis, che ci permette praticamente i riscontri complessivi dal punto di vista agronomico ma anche dal punto di vista dei prodotti che vengono fuori, le evoluzioni di maturazione e quant'altro. Ho visto una particolarità, su alcune bottiglie c'è una piccola ape, che cosa rappresenta quest'ape? Questa è un'altra piccola soddisfazione che abbiamo avuto quest'anno, è una forma di novità per noi perché praticamente è il riconoscimento, la certificazione della sostenibilità che abbiamo ottenuto per due nostri prodotti particolari, che sono la Falanghina e la Janico 2018, per cui la vediamo sul Rosé che è 2018 e anche sulla Falanghina 2018 delle linee Janare. Sono insieme a Marco che per la Guardianza mi presenterà un nuovo prodotto, un nuovo rosé in particolar modo, Ambra Rosa. È una bottiglia innovativa sia dal packaging sia per quanto riguarda il prodotto. Infatti che tipo di vino abbiamo? Sì, di fatto abbiamo un aglianico rosato della Vendemmia 2018 che è un prodotto che va sicuramente per la maggiore, il rosato attualmente ha un mercato in costante crescita,
non potevamo non proporre un aglianico nella veste, appunto, nella versione rosato, anche perché l'aglianico in realtà si presta benissimo nella produzione dei rosati, avendo, se vinificato in bianco, una importante freschezza aromatica e potendo ottenere con la giusta macerazione, con la giusta vinificazione, quella tonalità di colore che lo rende veramente molto appetibile, molto brillante ed estremamente ricercato attualmente dai consumatori.